La nostra antologia, questa qua. Questa antologia è carina perché io sapevo una cosa, che uno è il proprietario di Lotti. Lotti è un cane, ve lo faccio vedere, un po' speciale, che cammina con Bruno, vive con Bruno, quasi un figlio di Bruno, però noi abbiamo voluto in qualche modo legare in questa antologia un po' quella che è l'arte. E l'arte si può esprimere in tanti modi. È uno di questi modi, dove qua abbiamo dato almeno 5 testimonianze, è quella che è l'arte dell'amore degli animali. Noi abbiamo, senza tanta falsa modestia, qualcuno che in ambito internazionale si sta prodigando, si sta elevando, si sta elevando un po' tutti noi di cultura, di saper fare, di saper vivere, ed è questa piccola che sta a fianco a me. Lei è la donna dei delfini, la donna degli animali che non hanno nulla, che sono stati abbandonati. Lei con Rizzaro parecchie volte si è prodigata per veramente gli animali abbandonati e ha fatto ben oltre del semplice ricovero. Qui ce ne sono 5, 6, quanti che abbiamo messo? Adesso ne ho 12. Adesso abbiamo 12 a casa e poi come a mare quanti animali ci stanno? Specie, mica abbiamo per i buchetti stanno a cuore, almeno due ci viene da contare stasera. Via distinzione, lei si è presa. Domani potrete vedere al museo di Cetacei all'Accademia. Lei, la sua missione di Katia Massaro, lui è l'amica di Monti Mancini, ma Katia Massaro è anche la rappresentante di Delfis MSDC, un'associazione che è andata ben oltre i confini schitani, sta portando avanti quella che è la lotta nella difesa dei delfini. È stata una figura, un'istituzione. Anche se... dire che al momento stiamo lavorando intorno a una reconcordia, un nostro biologo, per vedere lo stato del mare di Colombo, contaminato, perché ci sono anche degli incitati. Quindi, prima di andare avanti, guardate un po' qualche esperienza, per raccontare qualche avvistamento più bello, perché lei esce in barca a vela e guardate c'è anche la possibilità, organizzandoci di poter uscire in barca con Katia e tutto lo staff di Delfis, si esce in barca nel Mediterraneo a caccia di delfini. Con motore elettrico. Sembra una cosa particolare, però voglio dire, oltre a vedere le cose belle che stanno a rischio, posso vedere anche questi cetacei che arricchiscono il nostro mondo, specialmente il grande mare. Giusto un avvistamento più bello, quello che non dimenticherai, ma è poi il primo avvistamento, l'emozione che sicuramente non hai dimenticato. Però tornando dall'Australia ho avuto come una collaborazione, sono stata circondata dai delfini e quindi quando poi sono ritornata a Ischia ho pensato ma io devo fare qualcosa per salvare 7 specie di cetacei che abbiamo nel Pianeta, soprattutto il delfino comune che è via d'estinzione. E quindi ho fondato questa associazione che oggi poi si è unita ad un'altra associazione che si occupa dello stesso della salvaguardia dei cetacei, che era Oceano Mare. Quindi abbiamo fatto Oceano Mare, Delfis, e siamo diventati ONLUS. Adesso abbiamo 3 sedi, una a Roma, una a Rimini e a Ischia. Mi occupo io perché dopo 10 anni di presidenza hanno voluto dare il titolo di presidente onorario, che non significa che non faccio più niente. Infatti sono in partenza per l'Australia proprio per conto dell'associazione. Che significa notare insieme il film? Tu che l'hai fatto? Ci sono anche le foto? È uno spettacolo, a parte lo spettacolo, è una sensazione che ti dà tanta energia. Non si può spiegare, si può solo vivere. Provaci un po', perché noi non lo sappiamo. È difficile, cioè i delfini sono animali umani. Quindi sono così vicini a noi. Senti, gli altri di Zara come stanno? Stanno benissimo. Come stanno facendo? Adesso li ho messi dentro perché io vedo. No, c'era il temporale, però hanno paura dei tori. Però sono buoni, ognuno c'ha la sua porzioncina. Vabbè, allora passiamo ad Azzaro, passiamo ad un altro foriano che per la prima volta ha rischiato, tra virgolette, nella volontà, un po' con i suoi giovani. Prima un applauso.